compete rendere più, come dire, più utile anche il vostro lavoro. Le ultime cose che citava Vincenzo rispetto alla filiera degli appalti avevano avuto, credo, ad un certo punto anche con lo scorso governo un po' un tentativo di sistemazione, con un tentativo di mettere in capo la responsabilità alla cima della fila, e poi insomma è andato in qualche modo un pochino disperso quel lavoro. Io approfitto solo di questo momento, anche perché ci sono i giornalisti, questa sta diventando anche una città simbolo per chi chiede giustizia a fronte, diciamo, di morti da lavoro. Il processo Thyssen da una parte e il processo Eternit che si apre lunedì 6. Questa cosa mi fa riflettere anche per il sistema, come dire, giustizia in Italia, che naturalmente in qualche modo non la coinvolge, non mi coinvolge direttamente, ma ci tengo a dirlo in questa situazione. Io ho partecipato ad un'assemblea drammatica lunedì scorso nella mia città, io sono di Casate, ho avuto anche un familiare morto per amianto. Ecco, quello che veniva fuori è, come dire, un'amarezza incredibile, pesantissima, a fronte del fatto che un processo come quello che si apre il 6 aprile contro i responsabili delle morti Eternit ha già in partenza, come dire, una tara, perché si sa che per il sistema penale, la giustizia penale italiana, molto probabilmente molti di quei familiari delle vittime, molte di quelle persone che si costituiranno in qualche modo parte civile lì, saranno prescritte, perché noi abbiamo un sistema che non ferma la prescrizione quando si aprono i processi, per cui, diciamo, chi poi è potente, ha molti mezzi, oltre che legali anche finanziari, per portare in là il processo, sarà un processo che durerà 7, 8, 9 anni, ecco, queste persone avranno davvero un pugno di mosche in mano dopo aver perso un familiare. Ho provato a dirlo qui in questa occasione semplicemente perché c'era anche qualche organo di stampa, lo riprenderemo, ma mi pare che l'essenziale sia un po' quello che abbiamo provato a dire prima. Parliamo di cosa facciamo. Mi spiace non confermare quello che ha detto, però le assunzioni ci sono state. L'ufficio è stato rinforzato, gli uffici, tutti gli ispettorati d'Italia, tutti i servizi ispezioni delle federazioni provinciali sono state ampiamente rinforzate con quasi 1000 nuove assunzioni. Vero è che però di queste 1000 assunzioni sono ispettori del lavoro, quelli che noi chiamiamo ordinari, e non ispettori tecnici. C'è stato un concorso per ispettori tecnici per 73 unità. Noi abbiamo avuto due assunzioni, di queste due assunzioni l'ingegnere si è dimesso dopo forse 2 ore, quando ha visto e ha riscontrato qual era la sua effettiva posizione. L'ingegneria è un'area forte, quindi per 1480 euro al mese, di qui alla pensione, oppure c'è un scatto di azienda più niente, non ovviamente un ingegnere. Gli ispettori ordinari sono tutti laureati in giurisprudenza, quasi il 60% di questi ragazzi, giovani ragazzi che hanno dai 27 ai 32 anni, hanno l'abilitazione forense, quindi sono ragazzi che hanno esercitato l'attività libero professionale, poi hanno ritenuto di fare un concorso, vincerlo è molto bene, quindi sono anche molto bravi. Però rientro nel campo della cosiddetta vigilanza ordinaria di cui io sono responsabile. Quindi io diciamo coordino, mi piace l'onore di coordinare quasi 80 ispettori del lavoro ordinari, ma gli ispettori tecnici sono una decina. Di questi ispettori tecnici, ripeto, l'unico ragazzo di loro che ha fatto questo servizio è un ragazzo di ingegnere e che ha potuto rinforzare pochissimo quello che è la nostra possibilità. Tra l'altro, una cosa che non si conosce è che noi, in campo di prevenzione infortuni, abbiamo un'attività specifica concorrente, quindi non esclusiva, concorrente con le regioni che l'esercitano attraverso le ASA, attraverso gli SPRESA, in edilizia. All'interno della vigilanza tecnica, un'unità di ispettori del lavoro ordinario, in maniera tale che quando si vada in cantiere non si vada come prima, solo con la presenza di un preventore, ma di un preventore con un ispettore del lavoro. Cosa poteva succedere, per assurdo, fino a qualche anno fa? Che andava un collega a verificare la volontà dei contesi delle strutture e, vedendo delle persone lavorare, non avesse l'attenzione alla regolarità del rapporto di lavoro. Adesso è chiaro, ma è
elemento che sapete tutti, che molto spesso, oltre alla sicurezza sul lavoro, c'è anche la mancata applicazione dei contratti e soprattutto l'irregolarità del rapporto di lavoro. Quindi noi adesso, da ormai più di un anno, facciamo un'ispezione dei cantieri, la facciamo sempre con un preventore, con uno o due ispettori di lavoro, in maniera da completare, così come diceva l'onorevole Damiano, da completare l'ispezione, in maniera tale che non ci sia solo una specificità, una specializzazione, ma ci siano entrambe le specializzazioni. Ma questo lo possiamo fare in edilizia, perché in edilizia noi possiamo intervenire. In tutte le altre attività noi non possiamo intervenire in termini di sicurezza sul lavoro. In Antissa in particolare era venuta la relazione degli ispettori, aveva riscontrato delle irregolarità che sono state segnalate, abbiamo proceduto a fare tutto quello che era il nostro dovere, il nostro compito istituzionale. Questo per rappresentarvi la situazione. Noi lavoriamo continuamente anche con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, noi abbiamo un nucleo di carabinieri, ispettori del lavoro che ci coadiuva e dobbiamo dire la verità, grazie a loro noi riusciamo a essere presenti, come diceva, nelle giornate di sabato e di domenica e nelle ore. Noi stavo per scappare un po'. Quindi la cosa che diceva questo. Il magistrato è vero, assolutamente vero. Allora, noi sapete che assolutamente vero. Noi siamo stati controautorizzati, noi siamo una di quelle parti del comparto pubblico contrattualizzata, quindi che ha un rapporto di materia, non viene nella nostra competenza, cioè non è nelle nostre. Per i nostri conflitti non è più competente il giudice amministrativo, ma il giudice ordinario del lavoro. E quindi noi con i nostri contratti collettivi dobbiamo stipulare una contrattazione collettiva di natura privatistica come la vostra. Il regime dell'orario di lavoro è natura, voi mi insegnate, contrattuale. E quindi a livello nazionale, e quindi a ricaduta a livello locale, non è stata contrattata la flessibilità dell'orario di lavoro. Quindi io stesso, e qui tutti i colleghi che sono testimoni, recentemente volevo procedere a un'ispezione di venerdì e di sabato, le mie RSU mi hanno vietato, minacciandomi anche di comportamento antisindacale, mi hanno vietato di fare l'ispezione. Io, il mio direttore su questo, ha immediatamente informato a Roma.